Iniziamo. Scusateci di nuovo per il piccolo inconveniente tecnico che abbiamo comunque risolto, mi pare, abbastanza velocemente. Buongiorno di nuovo a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra serie di webinar Street Lib Explore. Chi già ci conosce, chi già segue Explore, sa che l'intento di questi appuntamenti è quello di un po' appunto esplorare insieme le potenzialità e anche complessità del panorama editoriale digitale odierno lo facciamo illustrando il tipo di supporto e apporto che gli strumenti e servizi StreetLib possono dare alle case editrici appunto per capire meglio, interpretare meglio l'editoria e le necessità dell'editore odierno. Io mi presento, per chi di voi non mi conosce, io mi chiamo Giovanna e mi occupo per StreetLib di Publisher Relations. Quindi lavoro al fianco degli editori con l'obiettivo di supportarli e offrire consulenza al fine di far crescere insieme il loro business editoriale. Oggi con me c'è la mia collega Giuseppina, che è la Communication Manager di StreetLib. Buongiorno a tutti. Ciao Giusy. E che ci parlerà, come sapete, di promozione editoriale. Vi ricordo che questo webinar verrà registrato e che il video sarà disponibile nelle prossime ore su YouTube, sul nostro canale ufficiale, a cui vi invito a iscrivervi se non lo siete già, perché pubblichiamo anche altri interessanti contenuti, demo, tips and tricks, e abbiamo in mente di aprire anche delle altre rubriche appunto dedicate all'uso dei nostri strumenti. E vi faccio presente, come avete notato, che il microfono è spento, però potete lasciare tutte le vostre domande, commenti, dubbi o richieste di informazioni direttamente nella chat. Risponderemo alla fine, nella sessione dedicata appunto alle domande e risposte. Prima di iniziare, ecco l'agenda innanzitutto, quindi parleremo di promozione editoriale, vedremo quali saranno i trend del 2023, parleremo di marketing diretto e intelligenza artificiale, quest'ultimo argomento di particolare hype in questo periodo, illustreremo con l'aiuto di Giusy ci illustrerà le best practices per una promozione editoriale efficace, quindi strategia, canali e qualità, e infine vedremo velocemente qual è l'offerta StreetLib, gli strumenti e i servizi dedicati alla promozione, per poi dare spazio, appunto, come dicevo prima, alla sessione di domande e risposte. Prima di iniziare, brevemente vorrei presentare StreetLib e quello che facciamo a chi non ci conosce, quindi ai presenti che oggi magari non conoscono ancora la nostra realtà. StreetLib nasce nel 2006, quindi lavoriamo da circa 15 anni al fianco degli editori, offrendo servizio e supporto nei processi di digitalizzazione, di distribuzione e gestione dei cataloghi nei formati ebook, cartaceo e print on demand. A oggi distribuiamo circa 500.000 titoli in tutto il mondo, in oltre 90 lingue. Infatti il nostro core business è appunto la distribuzione digitale, quindi offriamo una piattaforma, un innovativo servizio di distribuzione digitale nei tre formati, come dicevo prima, ebook, audiobook e cartaceo, mediante un vasto network di librerie online, librerie fisiche, servizi in abbonamento, app di reading e biblioteche digitali. Quindi cerchiamo di far cogliere agli editori tutte le potenzialità dei vari modelli di distribuzione e raggiungere audience in tutto il mondo. Difatti la rete di distribuzione è attiva a livello globale.
Il nostro obiettivo in ogni caso non è quello di limitarci alla distribuzione, ma stiamo lavorando alla costruzione di un ambiente che proponga una soluzione all in one per gli editori. Quindi li affianchi in tutti i processi della pubblicazione, dalla produzione al marketing, al print on demand, all'analisi dei risultati e business intelligence, quindi per fare previsioni e pianificazioni efficaci, alla fatturazione. E tra i vari servizi offerti, appunto, c'è anche la consulenza per la promozione online e il marketing diretto, che vi illustrerò brevemente subito dopo la presentazione di Giusy. Quindi, fatta questa breve introduzione, passo la parola alla mia collega, che, come ho anticipato, vi parlerà di promozione editoriale. Vi suggerisco di prendere appunti perché è una presentazione molto densa di contenuti e molto interessante, e vi ricordo che in ogni caso le slide che andremo a vedere saranno inviate tramite mail a tutti i partecipanti, quindi avrete comunque questo materiale a supporto. Grazie Giusy, ti lascio la parola. Sì, certo, grazie. Buongiorno a tutti nuovamente. Quindi partiamo sicuramente da un assunto. Quando parliamo di promozione editoriale, bisogna rendersi conto di come ogni prodotto editoriale debba essere considerato come un prodotto commerciale a tutti gli effetti, quindi un prodotto commerciale che dà la necessità di essere distribuito e venduto. Detto questo, quali sono quindi gli elementi che entrano in gioco per ottenere risultati tanto soddisfacenti quanto profittevoli in ottica economica? Ovviamente la qualità dell'opera, da lì non si può prescindere, ma anche sicuramente proprio tutte le azioni di marketing, sia offline che online, che possiamo appunto mettere in pratica sia prima che dopo la pubblicazione del nostro libro. Quindi, in quanto prodotto commerciale, ogni libro, ogni book, ogni audiolibro ha la necessità di essere inserito all'interno di uno specifico mercato nel quale andrà appunto ad incontrare un target definito di lettori. È proprio questo posizionamento all'interno del mercato, questo posizionamento appunto strategico, è possibile ottenerlo grazie alle strategie di web marketing che portiamo avanti, come vi dicevo prima, sia prima che dopo la pubblicazione della nostra opera. Ora, prima di entrare nel vivo delle best practice, quindi inerenti appunto alla promozione editoriale, e credo sia il caso di fare insieme una breve carrellata di quelli che saranno i trend del web marketing per il 2023. È indispensabile ogni anno conoscere quelli che saranno i nuovi trend per i prossimi 12 mesi, anche per orientarci in maniera quindi più semplice, più consapevole, nella scelta dell'azione e delle strategie che ci toccherà portare avanti poi nel corso dell'anno. Come sappiamo tutti quanti, il 2022 è stato un anno sicuramente quindi complesso sotto vari punti di vista, però in un'ottica di digitale, in un'ottica proprio di web marketing, è stato anche un anno molto importante. Perché? Il 2022 ha visto quasi 5 miliardi di persone nel mondo utilizzare internet in maniera assidua, sia per la raccolta delle informazioni, per gli acquisti che per la fruizione dei contenuti. Il 2022 è stato un anno che in pratica ha confermato come il mondo digitale sia ormai una realtà da cui è praticamente impossibile prescindere, qualunque sia l'ambito in cui noi operiamo. Il 2022 ha visto allo stesso tempo nascere una nuova consapevolezza generazionale e una sorta di conseguente adattamento del modo in cui le persone cercano, scelgono e consumano i prodotti e i servizi online. Quindi, alla luce di questa piccola grande rivoluzione che ha interessato gli ultimi 12 mesi, che cosa possiamo e dobbiamo aspettarci nei mesi a venire? Ho provato a riassumere quindi quelli che saranno i principali trend del marketing digitale del 2023 in 5 punti chiave, scegliendo in un certo senso tra quelli che potrebbero interessarci più da vicino nell'ambito proprio editoriale. Non potevamo non partire dai video. Anche il 2003 avremo sempre più spazio, i video troveranno sempre più spazio, meglio se brevi o in diretta. L'influencer marketing, ne sentiremo ancora parlare, persone che parlano ad altre persone. L'evoluzione dei social media come motori di ricerca, come strumento di assistenza clienti e presto immaginiamo anche come social commerce.
Il 2023 sarà probabilmente l'anno dell'addio ai cookie e la risposta sarà il direct marketing. E infine un breve passaggio sull'intelligenza artificiale e la realtà aumentata, un futuro che sembra quindi sempre più prossimo. Andiamo nello specifico ora di ogni singolo punto, partendo proprio dai video. Quindi, così come nel 2022, anche nel 2023 e anche nel 2023 i video in generale saranno il formato quindi prediletto, sia dagli algoritmi dei social che quindi tenderanno a dare sempre più visibilità a questo tipo di contenuti, sia dagli utenti, utenti che insomma sono sempre meno concentrati e bombardati dai contenuti. Mentre nel 2022 i video brevi hanno sicuramente avuto la meglio, nel 2023 ci troveremo di fronte a due tipologie di video. Sicuramente rimarranno i video brevi. I video brevi utilissimi in ottica quindi di marketing aziendale perché permettono di fornire informazioni mirate e in poco tempo e quindi sono perfetti per le piattaforme social dove la soglia dell'attenzione diventa, come sappiamo purtroppo, di anno in anno sempre più bassa. Quindi che cosa c'è da aspettarsi per i prossimi 12 mesi? Sicuramente continuerà quindi la grande corsa all'inseguimento di TikTok, sia da parte di Meta che ha già inserito con successo i video brevi, quindi Reel, nell'ecosistema Instagram e sta tentando mano a mano di farlo anche su Facebook, ma addirittura anche da alcuni social dai quali magari non ci saremmo aspettati una risposta del genere, come ad esempio quindi YouTube, che ha da poco lanciato il nuovo formato Shorts, ovvero dei video più brevi e in verticale, quindi un formato completamente diverso rispetto ai 16 noni ai quali siamo tutti abituati, che per il momento sono in fase di testing e quindi, come dire, possono essere utilizzati solo da canali che hanno, ma all'incirca, se non ricordo male, almeno 10.000 iscritti. Ancora TikTok detterà le regole anche per quel che riguarda la nuova tendenza ai live streaming e ai video in diretta. Proprio alcuni mesi fa, quindi la piattaforma ha annunciato che nel 2023 l'intenzione è quella di rendere i video sempre più lunghi. Non a caso i video TikTok, possono oggi avere una durata fino a 10 minuti, ma anche di dare spazio alle live. Perché i video in diretta sono un ottimo modo da, come dire, da testare, quindi per provare a fidelizzare il pubblico? Perché secondo alcuni dati, i video in diretta hanno la capacità di essere seguiti per ben 3 volte in più rispetto ai video registrati. Quindi, questo alto tasso di coinvolgimento è dovuto in termini tecnici alla cosiddetta FOMO, è l'acronimo inglese che ha il significato di Fear of Missing Out, ovvero quindi gli utenti sono più predisposti a seguire le live, le dirette, proprio perché hanno inconsciamente una sorta di paura di perdersi qualcosa di importante. E proprio questa strategia è sempre più usata per tenere quindi incollati gli spettatori davanti agli schermi, perché proprio seguendo la logica, se non lo ora potrei perdermi qualcosa di importante. Bene, passiamo quindi ora al secondo trend, trend che in un certo senso ci stiamo portando avanti ormai da diversi anni, è il trend dell'influencer marketing, che prevede la collaborazione tra un marchio e una persona con un certo seguito online. Perché l'influencer marketing farà ancora la differenza nel 2023? Perché in generale il passaparola è da sempre stata una delle migliori strategie di marketing, in quanto gli utenti c'è una certa propensione, da parte quindi appunto degli utenti a provare un servizio o un prodotto, e se questo servizio, questo prodotto viene consigliato proprio da una persona conosciuta o della quale appunto tendiamo a fidarci, in questo caso quindi la figura dell'influencer. È proprio questo il segreto vincente del marketing dell'influenza, quindi far parlare le persone con le persone, dando al brand quindi una voce e un volto umano.
Nell'ambito dell'influencer marketing ci sarà probabilmente nei prossimi 12 mesi una sorta di cambiamento di rotta per quel che riguarda la scelta del miglior influencer. Questo perché nel 2023 con buona probabilità non saranno più i numeri e in generale quindi le vanity metrics a fare la differenza nella scelta del giusto influencer, bensì l'autenticità della community dell'influencer in questione. Quindi nei prossimi 12 mesi saranno proprio i cosiddetti nano influencer, quindi gli influencer con una community andante tra un minimo di 1.000 utenti e un massimo di 10.000 follower ad avere la meglio sui classici big e macro influencer. Quindi le ragioni per cui i nano influencer potrebbe essere il futuro dell'influencer marketing nel 2023 sono diverse. Innanzitutto, il primo aspetto interessante è che in generale i nano influencer vanno a lavorare tendenzialmente su nicchie di mercato e proprio in questi segmenti, in queste nicchie di mercato, hanno la possibilità di diventare dei propri leader di settore, quindi per cui ogni loro parola, considerazione, opinione che realizzano nei vari post pubblicati online ha solitamente un peso notevole e acquista quindi valore per il pubblico specifico al quale è destinato. In secondo luogo, è vero che questi nano influencer hanno un numero ridotto di fan, ma bisogna tener conto che la maggior parte di questi fan deve essere considerato come true fan, un po' come se fossero insomma dei clienti fedeli, degli utenti fedeli che si fidano ciecamente dell'influencer in questione, del loro giudizio e dei loro consigli, e quindi sono più propensi a mettere in pratica quello che l'influencer effettivamente sta consigliando. Avendo un numero piccolo di fan, quindi tutti i messaggi dell'influencer, praticamente tutte le promozioni in un certo senso portate avanti quindi dall'influencer, hanno la capacità di penetrare e raggiungere praticamente l'intera base fan. E questo è il risultato al quale bisognerebbe quindi ambire in ogni campagna di influencer marketing. Anche lato brand ci sono come dire, degli aspetti positivi da poter considerare nel voler lavorare con i nano influencer. Questo perché, essendo appunto nano, sono facilmente raggiungibili rispetto magari ai big o ai macro influencer. Solitamente possono essere contattati direttamente, con un'email. E non si riscontra, diciamo, nessuna complicazione a livello sia contrattuale, e sia, come dire, sia la possibilità di avere effettivamente un contatto diretto con la persona senza avere la necessità di passare per intermediari, come ad esempio succede spesso con le agenzie. Terzo trend, scusatemi, evoluzione dei social network. Ok, perfetto. Quindi, perché parliamo di evoluzione dei social network? Perché negli ultimi anni i social, da semplici, diciamo, piattaforme pubblicitarie di condivisione di contenuti, sono diventati degli ecosistemi sempre più complessi e integrati. Pensate che, secondo una ricerca interna di Google, ben il 40% degli utenti, compresi tra i 18 e i 25 anni, usa i social network come principale motore di ricerca. Diciamo che questi dati sono stati confermati anche in un articolo del settembre del 2022 pubblicato sul New York Times, che ha proclamato quindi TikTok come il nuovo motore di ricerca prediletto per la generazione Z. Quindi, globalmente, tante persone al mondo utilizzano i social media quotidianamente per cercare i brand e per reperire informazioni su prodotti o servizi dei vari brand in questione. Ecco perché proprio nei prossimi mesi sarà molto interessante testare i social media, immaginare i social media come dei veri e propri motori di ricerca,
da utilizzare in parallelo con i veri motori di ricerca. E il consiglio in generale è quello di andare ad ottimizzare i nostri contenuti online, prevalentemente i contenuti quindi testuali, le didascalie, con l'inserimento ad esempio di parole chiavi o di keywords, con l'intenzione proprio di andare a ottimizzare i contenuti, a indicizzarli e a renderli facilmente reperibili per questi utenti che appunto utilizzano i social come motori di ricerca. Vi ho linkato anche una ricerca interna condotta da Hootsuite che ha, insomma, ha dei numeri molto interessanti, in quanto questa ricerca interna ha proprio stabilito che usando didascalie contenenti parole chiavi pertinenti ovviamente al nostro prodotto e al nostro servizio, al posto degli hashtag, riusciamo ad ottenere una reperibilità del nostro contenuto addirittura del 30% superiore rispetto al non inserire queste parole chiavi, e addirittura l'inserimento delle keywords all'interno delle didascalie dei nostri post tende a raddoppiare il coinvolgimento dell'utente. Quindi sicuramente qualcosa di interessante da mettere in pratica nei prossimi mesi. I social, non solo quindi questa evoluzione in ottica di motori di ricerca, ma stanno lentamente diventando per i brand un utile e prezioso strumento anche per mettere in pratica quella che è l'assistenza quindi ai clienti. Io riporto sempre un po' di numeri per rendere, come dire, quanto più concreto lo scenario, quindi futuro, che si prospetta in questa direzione. Ben 150 milioni di persone scrivono alle aziende ogni mese attraverso Instagram Direct. Il 76% delle persone scrive ad un'azienda, che scrive ad un'azienda quindi per ricevere assistenza lo fa attraverso le varie piattaforme social, e ben 2/3 delle persone che fanno acquisti in tutto il mondo hanno almeno mandato una volta un messaggio di richiesta aiuto, quindi richiesta assistenza ai brand per mezzo quindi social. È interessante notare come siano effettivamente quindi gli utenti in un certo senso Giovanna, possiamo passare alla seconda slide? Così, ok. Riuscite a seguire tutti un po' quello che vi stavo dicendo. Sono proprio gli utenti ad aspettarsi sempre di più questo tipo di servizio da parte dei brand. E questo perché l'utente online si aspetta velocità, si aspetta di essere aiutato in maniera immediata, e proprio le piattaforme social si prestano in maniera perfetta a garantire questa immediatezza. Tenete conto che più l'assistenza clienti è rapida e celere, maggiore sarà la fiducia che l'utente nutrirà nei confronti del brand, maggiori saranno le possibilità di andare a fidelizzare quell'utente. Ultimo appunto sull'evoluzione dei social network è il lato social commerce. E non so se alcuni di voi magari ricordano, il social commerce è stato uno dei principali trend social anche del 2022. Cos'è successo? Mentre ad esempio in Cina le vendite a mezzo social sono praticamente esplose, l'Europa, quindi anche l'Italia e il Nord America hanno riscontrato un po' di rallentamenti. Probabilmente il discorso sarà rimandato ai prossimi 12 mesi, anche perché tenete conto che ad oggi nelle varie piattaforme social, quindi tanto l'ecosistema Meta quanto TikTok, stanno lavorando proprio all'implementazione di nuove funzionalità per dare la possibilità agli utenti di completare il processo di acquisto direttamente all'interno della piattaforma social. Passiamo poi al quarto punto, l'addio ai cookie. Un punto abbastanza delicato per tutti coloro che si occupano di advertising online. Quindi sappiamo tutti che i cookie sono quei frammenti di dati sugli utenti, quindi su noi naviganti dell'online, che vengono memorizzati quindi dai server, dai computer e poi utilizzati per migliorare la navigazione.
Oltre che a questo utilizzo, i cookie vengono ancora ad oggi utilizzati dai vari sistemi di tracciamento delle piattaforme pubblicitarie per monitorare e tracciare il comportamento dell'utente online in maniera tale da dare la possibilità ai brand, ai marketer, di costruire delle strategie di web marketing mirate proprio al comportamento specifico di ogni singolo utente. I cookie con buona probabilità spariranno nell'arco del 2023 e questo renderà sicuramente più complicato e più dispendioso fare attività di digital advertising. Quindi dai social media ai motori di ricerca sono sempre meno praticamente quelle, abbiamo sempre meno informazioni a disposizione per poter utilizzare in maniera tale da targettizzare i nostri annunci e farli arrivare alle persone giuste. Quindi, alla luce di queste modifiche, che già in parte sono avvenute e che diventeranno effettive, per quanto insomma è stato dichiarato negli ultimi mesi, alla fine del 2023, bisogna insomma iniziare a prendere atto di questo importante cambiamento in corso e andare a riflettere su nuove strategie di marketing da poter adattare. Con buona probabilità la risposta all'addio dei cookie sarà il direct marketing, perché pilastri di questa nuova visione strategica di fare marketing saranno proprio tutti quegli strumenti proprietari, di cui parleremo nel dettaglio poi nelle best practice dei singoli brand, in particolar modo quindi il nostro sito internet e il nostro database, quindi contatti. Che cosa ci dà la possibilità di fare il marketing diretto al consumatore? Il marketing diretto al consumatore ci dà la possibilità di entrare in contatto appunto diretto con il nostro utente finale, quindi rientrano nel marketing diretto al consumatore, quindi l'acronimo è D2C, tutte quelle strategie di marketing che prevedono la promozione o la vendita di un prodotto, di un servizio direttamente al cliente finale, saltando quindi i vari passaggi con ulteriori intermediari, come possono essere appunto le piattaforme pubblicitarie online. Ma di questo argomento parleremo ancora in maniera approfondita nelle best practice. Quindi, per il momento passiamo al quinto e ultimo trend del 2023, dal quale non potevamo assolutamente prescindere, e che riguarda l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata, un futuro che appare quindi sempre più prossimo. Partendo dall'intelligenza artificiale, sappiamo che da diverso tempo ormai viene utilizzata già in larga scala nel mondo del marketing digitale, nella scrittura dei contenuti, ad esempio, ma anche nella realizzazione delle immagini o nella gestione dell'assistenza clienti. Nei prossimi anni, quindi con il progredire della tecnologia, probabilmente già nei prossimi mesi, l'intelligenza artificiale andrà a semplificare quindi sempre più il modo di fare digital marketing per i brand e lo farà a diversi quindi livelli. Ad esempio, sarà un grande supporto nell'analizzare le tendenze del mercato. Ci sarà d'aiuto nell'ottimizzare l'uso e l'accessibilità del nostro sito internet. Ci aiuterà nell'identificare, ad esempio, i cambiamenti nel comportamento della concorrenza, ma anche a stimare la potenziale domanda di prodotti o di servizi e quindi a migliorare in toto la nostra comunicazione. Quindi, con l'aiuto dei nuovi software che probabilmente quindi avremo a disposizione nei prossimi mesi e nei prossimi anni, avremo la possibilità di comprendere meglio quello che è il comportamento del nostro pubblico e quindi di andare a fare delle campagne di comunicazione, delle campagne di web marketing assolutamente quindi mirate e performanti. Per quanto riguarda infine la realtà aumentata, a differenza dell'intelligenza artificiale, siamo un po', come dire, agli albori di questa sperimentazione a livello di web marketing e diciamo che sono le aziende più innovative che stanno testando l'inserimento quindi di
tecniche di realtà aumentata all'interno delle loro campagne di web marketing. Probabilmente il 2023 potrebbe essere l'anno della svolta, soprattutto se, come già annunciato, Apple dovesse quindi entrare nel mercato con il primo paio di occhiali, quindi visori per la realtà aumentata con tecnologia ARMR. AR, Augmented Reality, quindi quella realtà aumentata che va a sovrapporre dei contenuti generati da computer sul mondo reale, mentre l'acronimo MR, Mixed Reality, comprende tutte quelle tecnologie immersive che uniscono il mondo virtuale a quello reale. Quindi teniamoci pronti per questo futuro, diciamo, che avanza. Ora, se non ci sono magari domande sui trend, direi di andare spediti sulle best practice, probabilmente la parte che vi interessa di più. Allora, best practice per la promozione editoriale nel 2023. Ancora una volta ho preferito partire per punti, andando, come dire, a focalizzare l'attenzione su quelle che sono i tasselli che assolutamente non possono mancare nella definizione della nostra strategia di promozione editoriale, partendo proprio dalla strategia. Innanzitutto è una questione di strategia. Servirà poi creare un giusto mix tra canali proprietari e canali non proprietari. E servirà a puntare molto sulla qualità dei nostri contenuti, includendo necessariamente anche la definizione di una strategia di video marketing. Parliamo quindi dal primo punto, è una questione di strategia. Che cosa si intende per strategia nell'ambito del web marketing? La strategia di web marketing è l'insieme delle azioni pianificate per raggiungere determinati obiettivi di online marketing a breve, medio e lungo termine. A volte il passaggio di definizione della strategia è qualcosa che si tende a saltare. Un errore comune è quello di andare subito sull'azione concreta e sull'utilizzo degli strumenti, quando invece è indispensabile capire che non sono gli strumenti o le singole azioni che nella promozione producono appunto i risultati, ma bensì la scelta e l'utilizzo che si fa di questi strumenti funzionalmente alla propria strategia di web marketing che fa effettivamente quindi la differenza. E in un certo senso è come se noi stessimo pianificando quindi un viaggio, abbiamo scelto la nostra meta. Per raggiungere la meta dobbiamo lavorare, dobbiamo definire il percorso da intraprendere, quindi dobbiamo creare la nostra mappa. Solo creando la nostra mappa riusciremo a raggiungere la nostra meta. Quindi è possibile intendere la strategia di web marketing come la mappa che dovrebbe orientarci nella definizione di tutte quelle azioni singole che ci porteranno quindi poi al raggiungimento della nostra meta finale, dei nostri obiettivi. Per creare una buona strategia di web marketing, infatti, è indispensabile partire proprio dalla definizione degli obiettivi di marketing che vogliamo raggiungere. Obiettivi di marketing che dovrebbero essere spalmati lungo una sequenza temporale e quindi suddivisi tra obiettivi a breve termine, medio e lungo termine, ma che devono avere anche delle caratteristiche fondamentali. Gli obiettivi di web marketing devono essere chiari, misurabili e realistici. Che cosa voglio dire? Provo a fare un esempio banalissimo per rendere l'idea. Ho appena pubblicato la mia ultima novità editoriale e voglio vendere 100 copie della mia ultima novità editoriale nell'arco di un mese. Questo obiettivo così definito è un buon obiettivo di web marketing in quanto è chiaro, misurabile e realistico. Quindi è chiaro perché lo abbiamo definito sia in maniera quantitativa, 100 copie, sia in maniera temporale, quindi ci siamo dato una tempistica, voglio vendere 100 copie nell'arco di un mese. È ovviamente misurabile, perché abbiamo la possibilità di verificare se effettivamente nel corso dell'ultimo mese dal lancio del libro siamo riusciti a vendere 100 copie. È realistico perché probabilmente so che mediamente riesco ad ottenere circa 60 vendite di un libro, di un nuovo libro in un mese, quindi è realistico pormi come obiettivo il raggiungimento delle 100 vendite nell'arco quindi del primo mese dal lancio. Dopo aver definito quindi i nostri obiettivi,
E vi ricordo ancora una volta, devono essere chiari, misurabili, realistici e spalmati su una sequenza temporale che va dal breve al medio al lungo periodo. Posso passare a questo punto alla definizione della strategia che utilizzerò per raggiungere questi obiettivi. Per farlo è importante andare a definire ulteriori tre elementi. Chi è e dove sta il mio lettore target ideale? Che cosa differenzia la mia proposta editoriale da quella dei miei competitor? E come comunicare l'unicità della mia proposta editoriale? Quindi solo definendo gli obiettivi e rispondendo a queste tre domande fondamentali, avrò ben chiaro tutto quello che mi serve sapere per poter, come dire, in un certo senso procedere nella scelta, quindi consapevole, dei canali che andrò ad utilizzare per la mia comunicazione, dei temi e dei contenuti che tratterò nella mia promozione editoriale, ma anche magari la definizione del tono di voce, quindi in che modo parlerò ai miei lettori. Quale stile grafico avranno i miei contenuti? Con quale cadenza settimanale e mensile andranno online? Poi ricordiamoci sempre una cosa: tutte le strategie di web marketing devono essere orientate verso un unico macro obiettivo, e l'obiettivo ultimo di ogni strategia di marketing è quello di vendere. Quindi, per questo motivo, è importante definire obiettivi che siano chiari, misurabili e realistici, e per questo motivo è importante andare a pianificare tutte le attività nel corso quindi di un periodo temporale ben definito e scaglionato tra breve, medio e lungo termine. Possiamo passare avanti? Ok, con la creazione del giusto mix tra canali proprietari e canali non proprietari. Dopo aver definito la strategia, quindi dopo aver definito gli obiettivi, identificato il mio target, identificata quindi la mia value proposition e identificato quello che mi distingue dai miei competitor, posso passare allo step successivo che è la scelta dei canali di marketing che utilizzerò per la promozione dei miei contenuti. Che cosa intendiamo per canale di marketing? I canali di marketing sono i mezzi che utilizziamo per distribuire il nostro messaggio ad un pubblico specifico. Tenete conto che quasi tutti i canali online che abbiamo a disposizione possono essere suddivisi in due macrogruppi, i canali proprietari e i canali non proprietari. I canali proprietari sono canali, di cui abbiamo effettivamente quindi la proprietà, oltre che la piena responsabilità. E in riferimento quindi al mondo del web, questi i canali proprietari, canonici canali proprietari, sono ovviamente il sito internet, un e-commerce, il blog aziendale, un'applicazione mobile, il database cliente e il nostro gestionale dell'email marketing. Sono invece canali non proprietari proprio, ad esempio, i profili aziendali sui social network. Siamo tendenzialmente in maniera letterale ingannati nel considerare la mia pagina Facebook, il mio account Instagram. E invece bisogna ricordarsi che questi spazi sono di proprietà di aziende private, nei quali quindi il nostro brand viene praticamente semplicemente ospitato. Quindi di questi canali, difatti, noi non abbiamo il pieno controllo o la completa gestione dei dati. Basti pensare ai continui aggiornamenti degli algoritmi o ai abbastanza periodici down della piattaforma social di turno. Quindi perché è importante operare il giusto mix tra canali proprietari e canali non proprietari? In generale, quindi, una buona strategia di web marketing si regge proprio tra questa, diciamo, combinazione tra le due tipologie di canali. E sono diversi i fattori che ovviamente possono influenzarci nella scelta. Io ve ne ho sintetizzato quindi quattro, partendo sempre dagli obiettivi aziendali. Quali sono le principali priorità che devo raggiungere? Che consapevolezza c'è online del mio marchio? Cosa voglio ottenere? Vendite, traffico sul sito? Altro punto da tenere in considerazione è il budget. Quanto possiamo spendere per la nostra attività di web marketing? La definizione del budget deve essere qualcosa che andrebbe fatto in anticipo,
per poter destinare quindi poi dei budget adeguati a ciascun canale che andremo ad utilizzare, in quanto solitamente investire troppo poco o al contrario puntare troppo su un canale può a volte rivelarsi alla fine uno spreco di risorse perché non abbiamo appunto fatto bene questa valutazione a priori. Altra cosa di cui bisognerebbe tener conto sono i talenti e le risorse disponibili, quindi chi si occuperà della gestione dei miei contenuti online, lo farò una gestione interna aziendale oppure affiderò questo lavoro ad un'agenzia esterna. Quali sono le risorse creative che ho a disposizione? E infine, ultimo passaggio, il posizionamento del target. Ovviamente la scelta dei canali sui quali investire dipende da quali canali utilizza il mio target principale di riferimento online. È un target che si muove prevalentemente su Facebook, è un target avvezzo all'ascolto dei podcast, è un target avvezzo all'utilizzo di articoli online. Devo pormi necessariamente queste domande prima di poter procedere alla scelta dei canali, fermo restando l'importanza di creare un giusto mix tra canali proprietari e canali non proprietari. Io, dopo questa premessa sulla scelta dei canali tra proprietari e non proprietari, ci tenevo a fare un'importante considerazione, proprio tenendo conto già di quanto ci siamo detti prima, quindi progressivi limiti di tracciamento di cui abbiamo parlato poco fa, quindi con il prossimo addio ai cookie, combinati al cambiamento di abitudini di consumo degli utenti, dettato quindi da una maggiore consapevolezza e alla riscoperta di questo concetto di sostenibilità dovrebbero in un certo senso spingerci, portarci a riflettere sulla centralità che ad oggi i canali proprietari hanno e avranno sempre di più nel modo in cui i brand saranno chiamati a comunicare online. Quindi, sia tenendo conto di quelli che sono un po' i trend del 2023, sia tenendo conto di alcuni scenari futuribili che probabilmente si prospetteranno con l'avvio definitivo dei cookie, è il caso oggi di iniziare a lavorare molto sulla costruzione, ad esempio, di un proprio database clienti, o allo sviluppo, quindi alla cura dei propri canali proprietari e all'ideazione anche di sistemi di contatto diretti con i propri clienti. E proprio perché tutte queste tecnologie, quindi tutti questi strumenti, sono in un certo senso quindi incolumi da improvvisi down, stanno verificando quindi sempre più spesso, recente quello di Facebook, ancora più recente quello di WhatsApp, o in generale quindi ai repentini e capricciosi cambi degli algoritmi. Bene, possiamo passare all'ultima best practice e parleremo quindi di qualità e di strategia video. E oggi, ancora più di ieri, promuovere il lavoro editoriale online non significa fare pubblicità, in quanto gli utenti online sono sempre alla ricerca di notizie, di contenuti di valore, di intrattenimento e tanti dichiarano di essere proprio avversi all'advertising, in particolare la generazione dei millennial e la generazione Z. Ecco perché per la promozione effettivamente quindi profittevole del nostro lavoro editoriale online, è indispensabile puntare oggi sul racconto, sulla condivisione, sul rapporto costante quindi di informazione della nostra community. Proprio per questo, tra le best practice di cui bisognerebbe sempre tener conto, ma oggi ancora di più, non possono mancare la cura della qualità dei contenuti e l'utilizzo strategico dei contenuti video. Per quanto riguarda la cura della qualità dei contenuti, entriamo nell'ambito del cosiddetto quindi content marketing. Per voi ho ripreso la definizione del Content Market Institute. Vediamo come il marketing dei contenuti sia, diciamo in generale, quell'attività di creazione e di condivisione di contenuti di valore rilevanti e consistenti, pensati per attrarre quindi un target chiaramente definito e guidare il cliente ad un'azione redditizia.
Che cosa si intende per contenuti di valore? Sono contenuti di valore tutte quelle informazioni appunto in grado di educare, di coinvolgere, di emozionare o magari di divertire il nostro target di riferimento. E gli obiettivi sono ovviamente quelli sia di performare, quindi di convertire il target, di portare il target a compiere una determinata azione, ma anche quella di creare autorità e credibilità intorno quindi al nostro brand, con l'intenzione quindi proprio di fidelizzare gli utenti e migliorare ovviamente la nostra visibilità sia sulle piattaforme social che sui motori di ricerca. Quindi puntare molto sulla qualità dei contenuti e pensare alla promozione come ad una sorta di racconto condiviso, un racconto condiviso basato sulla fiducia nei confronti del brand e non sulla mera ed esplicita promozione. Fatta molto a mo' di classica pubblicità. Infine, ultimo, diciamo, accenno a quella che è l'importanza di avere, di definire una strategia quindi di video marketing per la nostra comunicazione online, sia perché, come ci siamo detti prima, i video saranno il principale trend del web marketing per i prossimi 12 mesi, ma sia per alcune caratteristiche peculiari che solo il formato video, in un certo senso, è in grado di garantirci proprio a livello di raggiungimento di risultati e di coinvolgimento della community. I contenuti video, infatti, sono il contenuto ideale per comunicare l'identità e i valori del nostro brand, grazie proprio al potere dell'immediatezza. Immagini e suoni possono infatti generare un maggior impatto emotivo rispetto a contenuti testuali. Sono in grado quindi di suscitare un maggior coinvolgimento emotivo e condivisione emozionale che sta un po' alla base di quello che è il processo di fidelizzazione dell'utente online. E secondo alcune ricerche, proprio i contenuti video sembrano avere la capacità di generare maggiori conversioni rispetto quindi ad altri formati e ovviamente generando maggiori conversioni tendono ad avere un importante impatto sulle vendite. La fruizione inoltre dei contenuti video tramite smartphone, quindi applicazioni mobile, aumenta sempre di più di anno in anno, quindi il consiglio è quello di ottimizzare sempre i nostri contenuti video ad una fruizione da mobile. E infine, quindi, i video, se ben ottimizzati, possono essere un potente alleato per migliorare il nostro posizionamento sia sui motori di ricerca che sulle piattaforme social. Perché? Per quanto riguarda le piattaforme social, come vi dicevo prima, i video saranno ancora nel 2023 il formato preferito dagli algoritmi, quindi gli algoritmi tenderanno a dare sempre maggiore visibilità ai contenuti video rispetto che ad altre tipologie di contenuti. Per quanto riguarda l'indicizzazione del nostro sito internet, è possibile lavorare con i video con l'inserimento quindi dei metadati. Ogni video che viene caricato sul nostro sito internet può essere arricchito da una serie di metadati, come ad esempio titolo, descrizione, informazioni aggiuntive, informazioni testuali che contribuiranno enormemente e positivamente all'indicizzazione di quel contenuto sui motori di ricerca e di conseguenza quindi al miglior posizionamento del nostro sito internet sui motori di ricerca. Ok, dovrei aver terminato Bene, la mia presentazione. grazie Giusy. Adesso passiamo brevissimamente alla descrizione delle soluzioni Streetlib a supporto o per la promozione online. Nel frattempo, se avete domande, iniziate pure a lasciarle nella chat comune o richieste. Commenti anche a quello che ci ha detto Giusy, condivisione di esperienze, magari può essere utile prendere da qui possiamo partire come spunto per appunto fornire qualche consiglio e le vedremo insieme subito dopo. Eccoci qui. Come
Come forse alcuni di voi sanno, ho StreetLib Integra, come ho detto adesso all'inizio della presentazione, ha i vari servizi dedicati alla distribuzione, anche un'offerta dedicata alla promozione, mediante strumenti e servizi che hanno l'obiettivo di essere a supporto delle attività promozionali dell'editore oppure proprio integrarsi in maniera concreta nella struttura di campagne promozionali dedicate. Come abbiamo suddiviso questi strumenti e servizi? Sostanzialmente abbiamo una serie di strumenti che sono integrati nell'app di distribuzione, quindi accessibili tramite front-end piattaforma direttamente dall'editore. E dei servizi che invece sono accessibili mediante il nostro servizio e-commerce, che adesso vi vado a descrivere brevemente nelle prossime slide. Parto subito dagli strumenti on-site, quindi disponibili già nell'ambiente di gestione del catalogo dell'editore. E parto dalla gestione prezzi. In realtà faccio un piccolo appunto, ho detto già disponibili questa schermata, questa modalità di gestione dei prezzi e di gestione delle campagne di sconto in work in progress, ma sarà comunque disponibile nelle prossime settimane. E consiste appunto in uno strumento di gestione dei prezzi dei titoli a catalogo in modo tale da ottenere la personalizzazione della valuta, del paese. Ovviamente dell'importo, scusate, dell'importo per paese di destinazione, per libreria di destinazione, quindi diversificando in base alla mia audience e alla sua localizzazione geografica o alla libreria su cui sto vendendo o al modello di vendita applicato dalla libreria a cui sto vendendo il prezzo, al fine questo di ottimizzare il posizionamento e la visibilità del libro, quindi gestione del prezzo, strumento base integrato nella piattaforma di gestione del catalogo, insieme appunto allo strumento dedicato alle campagne di sconto per la promozione quindi del catalogo sulle principali librerie online mediante operazioni mirate al taglio del prezzo. Spesso il taglio del prezzo sappiamo che è un'ottima leva per acquisire nuovi clienti e per incrementare il traffico sul proprio sito, in generale per incrementare i fatturati e dare maggiore visibilità ai propri cataloghi. E se inserito in un contesto più ampio, di una strategia più ampia, come ci diceva Giusy, di promozione, può essere sicuramente efficace nell'ottenimento di questi obiettivi. Per quanto riguarda gli strumenti, sempre siamo all'interno dell'ambiente StreetLib, abbiamo anche uno strumento dedicato al direct marketing. Prima Giusy ci ha parlato abbastanza, in maniera abbastanza chiara ed estesa dell'importanza oggi dell'ottenere, dell'avere accesso diretto alle informazioni che riguardano i nostri contatti, che riguardano i nostri acquirenti. Per diverse ragioni, intanto per avere la possibilità di interagire direttamente con la nostra audience, ma anche per essere soprattutto svincolati dalle piattaforme terze che ci offrono dei servizi di advertising, ma che mediano di fatti tra noi e il nostro cliente e che spesso possono interrompere anche in maniera, anche senza preavviso, no? Il collegamento che c'è tra noi e il cliente, appunto perché sono servizi terzi, perché le policy cambiano spesso, perché ci possono essere problemi di natura tecnica e così via. Quindi cercare di lavorare il più possibile direttamente sul cliente con un'interazione diretta sul lettore, sulla propria audience e raggiungerla senza intermediari, ottenere informazioni sul suo comportamento in maniera diretta può essere sicuramente una strategia efficace nell'ottica appunto di una strategia a maggior ragione 2023, in cui abbiamo visto lo scenario che si prospetta prevede anche delle importanti variazioni nel comportamento delle piattaforme di advertising in materia appunto di acquisizione dei dati. In questo senso può essere interessante testare la funzionalità che mette a disposizione StreetLib, dedicata al direct marketing. E
che riguarda appunto l'integrazione in piattaforma di uno strumento che si chiama Direct, non a caso, Direct di Streetlib, e che consente all'editore di generare delle landing page, quindi dei punti di atterraggio, dei link visibili da condividere con i propri lettori, personalizzate, complete di anagrafiche del libro e di maschere per richiedere il download del libro, e come viene richiesto questo download? Mediante un codice sconto che il cliente, l'editore, scusate, può produrre in maniera autonoma, personalizzarlo e fornirlo mediante delle campagne mirate alla propria audience, al fine di consentire appunto al proprio lettore il download di certe tipologie di contenuti, ebook, estratti, PDF, contenuti integrativi di libri cartacei, audio, contenuti di qualsiasi tipo. Ma qual è la cosa importante quindi? La vera chiave, la vera importanza di questo tipo di servizio? Io do un punto di accesso e già do una visibilità all'anagrafica del mio libro, all'anagrafica del contenuto che sto andando a distribuire, a rendere visibile alla mia audience. Do un codice per il download di questo contenuto, acquisisco, mediante ovviamente consenso dell'audience, del lettore finale, delle informazioni su questo cliente. Acquisisco la sua email e quindi ho la possibilità di integrare il mio database, come diceva Giusy, sempre, sempre più importante ragionare in quest'ottica di acquisizione diretta del contatto, e lavorarlo successivamente in successive appunto campagne strategiche. Quindi ho uno strumento semplice, molto facile da usare, intuitivo dall'altra parte, una buona leva per creare interazione, perché sto fornendo una pagina di accesso a un contenuto del mio catalogo, quindi il cliente che va a scaricare quel contenuto è già potenzialmente interessato al mio catalogo, e poi posso anche ricontattarlo mediante questo strumento, che ovviamente fornisce anche delle metriche, dei report di uso di questi codici e delle piccole informazioni anche sul comportamento di uso dell'audience finale. Questo è uno strumento che trovate già, chi ha un account Streetlib, o se non ce l'avete potete crearlo gratuitamente, nella sezione di gestione del catalogo, in free trial anche addirittura per 2 settimane, quindi potete provare a creare queste landing page, potete creare i codici coupon e capire la potenzialità dello strumento. Vado avanti, quindi esco dalla piattaforma, in piattaforma avevo la gestione dei prezzi, delle scontistiche, le campagne promo e il direct marketing, esco dalla piattaforma e ovviamente proponiamo all'editore anche una serie di servizi per la promozione che si servono dei principali canali attualmente a disposizione, quindi giusto mix, diceva Giusy prima, di canali esterni e canali interni. Abbiamo dei servizi dedicati ai canali esterni, alla gestione dei canali esterni e delle funzionalità dei canali esterni per la promozione editoriale. Trovate sul nostro e-commerce Streetlib Ready, all'indirizzo readybooks.io, un servizio dedicato alla promozione su Amazon, che consente di accedere al servizio di advertising di Amazon mediante il supporto di Streetlib e di un consulente dedicato che si occuperà di analisi del catalogo, di preparazione e gestione della campagna promozionale al fine di ottimizzarne i risultati, e di accedere appunto alle campagne di advertising a pagamento di Amazon, che sono sostanzialmente delle campagne pay per click. Perché proprio Amazon? Perché Amazon, insieme agli altri motori di ricerca, chiamiamolo un po' motore di ricerca in primis, è uno dei canali anche principali che abbiamo oggi per la distribuzione libraria, cartacea e digitale. È uno, forse l'unica libreria, essendo appunto anche al contempo un motore di ricerca, perché è un e-commerce di fatti generalista, che consente appunto di fare delle promozioni a pagamento. Quindi vogliamo fare dei tentativi di migliorare il nostro posizionamento su Amazon, la nostra visibilità su Amazon, possiamo provare questo servizio con il supporto però di un consulente dedicato, specializzato in quella tipologia di campagna promozionale, portare il nostro libro in promozione, in sponsorizzata su Amazon mediante appunto Streetlib. L'account ovviamente di advertising sarà di Streetlib,
e avrete eventualmente supporto in ogni passaggio della struttura della campagna. Per quanto riguarda i social media, invece, quindi pensiamo a Meta, l'universo Facebook e l'universo Instagram, abbiamo un pacchetto di servizi dedicati alla consulenza nella gestione delle pagine social, ma quindi proprio dal punto di vista dell'individuazione dell'audience, e di settaggio e di gestione base della pagina social, ma anche un servizio di consulenza più avanzato per la progettazione efficace, per la strategia, vi diceva Giusy, quindi obiettivi, target, budget, un consulente che vi guida appunto attraverso queste scelte importanti per ottimizzare la spesa, no? La spesa e il ritorno anche delle attività pubblicitarie sui social, e anche un servizio di consulenza, quindi tre livelli: gestione base della pagina, gestione strategica e gestione della campagna pubblicitaria, per gestire in autonomia, in questo caso, le campagne pubblicitarie sui social. Quindi nello specifico parliamo di Facebook e Instagram. Questo è pensato come strumento di appunto consulenza, mentre nel caso di Amazon c'è una persona che vi aiuta, vi dà supporto e fa anche operativamente delle cose su Amazon, quindi crea le campagne, le monitora, vi fornisce dati. I servizi di consulenza dedicati ai social media sono mirati invece a offrire consulenza all'editore, insegnare all'editore come usare in maniera ottimale i social media e creare la propria strategia e utilizzare le sponsorizzate. Ok, prima di passare alle domande e risposte, vorrei dirvi una cosa importante. Che se siete interessati all'acquisto e all'accesso ai servizi di promozione su Amazon ADS e mediante appunto Streetlib o ai nostri servizi di consulenza per la promozione sui social, ovviamente vi forniremo tutte le informazioni del caso, ma avrete anche, in quanto partecipanti a questo webinar, un codice sconto che vi invieremo con i materiali e la registrazione del video. Scusate, ve lo volevo dire adesso per non scordarmi dopo. Ok, adesso passerei alle domande. Iniziamo da Elsa. Sì. Giusy, vado, leggo io? Sì, figurati, Vai, io. vado. Qual è la differenza ottimale di pubblicazione sui social non proprietari? Quotidiana, bisettimanale, per avere una presenza equilibrata? Qual è Ok. la soluzione migliore, Giusy? Sì, allora Elsa, diciamo che non esiste una frequenza ottimale valida per tutti. Sembra una risposta un po' scontata, però purtroppo lo è, perché la frequenza con la quale andiamo a pubblicare e a condividere i nostri contenuti dipende sia dall'ambito nel quale stiamo lavorando, quindi dal settore di riferimento, sia dalla piattaforma. In generale posso darti delle indicazioni di massima. Ad esempio, per quanto riguarda TikTok, una delle best practice che è stata indicata dalla stessa piattaforma è quella di avere almeno una pubblicazione di circa 20 video mensili. Indicazioni simili troviamo quindi per Instagram, lato reel o lato post nel feed. Diverso il discorso per quanto riguarda le stories. Lì il consiglio è quello di avere una presenza online praticamente quotidiana, se non quotidiana, con almeno 5 uscite spalmate nella settimana. Il consiglio generale che posso darvi è sì, ovviamente valutare quindi la quantità dei contenuti, ma soffermarsi anche sulla qualità. A volte è meglio avere una pubblicazione in meno, ma una pubblicazione di qualità, e sicuramente puntare molto sulla costanza, perché come vi dicevo prima, il raggiungimento degli obiettivi di marketing non dipende dall'azione isolata, ma
da una strategia che deve essere definita nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quindi quel che veramente poi va a fare la differenza è la costanza nel garantire quindi la propria presenza online, non necessariamente quindi quotidiana. Io solitamente consiglio l'uscita di 2, 3 contenuti settimanali per quel che riguarda i contenuti in pagina e una pubblicazione quotidiana delle stories da mantenere nel tempo. Parliamo per avere i primi risultati, solitamente bisogna aspettare almeno 6-8 mesi e sarebbe un errore provare a tirare le somme prima, soprattutto se stiamo appena iniziando. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie Giusy. Elsa, facci sapere se hai altri dubbi su questa domanda. Intanto vado avanti. Che tipologia di video consigli? Intervista all'autore, book trailer, spot o altro? O è meglio video brevi o video lunghi? Allora, Maurizio, sicuramente il segreto per il 2023 sarà quello di creare un giusto mix, appunto, tra video brevi da utilizzare su piattaforme come Instagram, come TikTok, e video magari più lunghi da utilizzare per la nostra pagina Facebook. Non so adesso su quali canali nello specifico lavori, e sicuramente tenendo conto dei video lunghi e cercare di inserire anche delle dirette o dei, appunto, dei live streaming che a quanto pare hanno un tasso di coinvolgimento e di conversione 3 volte superiore rispetto ai video registrati. Per quanto riguarda la tipologia, dipende sempre ovviamente dal tuo target di riferimento e dalla tua proposta editoriale. Quindi bisognerebbe un attimo magari capire che tipologie di contenuti apprezza il tuo target e che tipologia di contenuti si confà meglio alla tua proposta editoriale. Sicuramente le interviste sono un ottimo modo per, come dire, andare a coinvolgere anche un audience che di fatto non ci appartiene. I book trailer, sì, ho un po' di riserve in merito, ma probabilmente, insomma, se ben fatti di qualità, potrebbero essere interessanti. Sicuramente tra quelle proposte io andrei molto sull'intervista all'autore ed è una cosa che piace molto ai lettori e è il dietro le quinte dell'attività editoriale. Quindi, come dire, dei contenuti che si sposano magari bene con il formato del video breve, mostrare proprio il lavoro di produzione, di redazione, di affiancamento all'autore, di proprio il lavoro editoriale, quindi come lavora la casa editrice o come lavora appunto l'autore indipendente. Alle persone piace sempre guardare e vedere cosa fanno le altre persone. Questo è un piccolo segreto per coinvolgere, quindi per ottenere un coinvolgimento più Grazie, elevato. Giusy. E grazie a te, Maurizio, grazie a voi per le domande. Andrea ci chiede come funziona la vostra consulenza e o la promozione su Amazon? C'è un tariffario oppure fate un preventivo di volta in volta? Dunque, Giovanna, scusa se ti interrompo, c'era sì. anche un'altra domanda sui servizi. Sì, mi pare Salvo e Sì. Dove chiedeva dove poter possiamo trovare i trovarli? servizi. Sì. Dunque, giusto, avevo risposto in chat ma non l'avevo detto. Dunque, vado con la prima risposta. I nostri servizi aggiuntivi sono disponibili e accessibili mediante l'e-commerce online di Streetlib che si chiama Ridi e l'indirizzo è ridibooks.io. Se volete potete anche scrivere all'indirizzo di support@streetlib.com o a me direttamente, a noi direttamente per chiedere informazioni di qualsiasi tipo. Se invece volete appunto sfogliare l'elenco dei servizi disponibili dedicati alla produzione, al marketing, alla stampa, alla distribuzione, alla grafica, potete naturalmente accedere direttamente dal sito.
Per quanto riguarda la domanda di Andrea, come funziona quindi la nostra consulenza e la promozione su Amazon, Andrea, noi abbiamo un tariffario pubblico specifico che riguarda il lavoro del consulente, ok? Quindi c'è un pacchetto di servizi con la descrizione delle attività previste per ciascun servizio e un tariffario che riguarda appunto il lavoro del consulente. Poi, e quella è proprio la parte base, diciamo, è quello che offre il servizio e che è autoconclusivo in realtà. Quindi noi miriamo a fornire con la consulenza, e sto parlando della consulenza per i social media, una set di skill e di conoscenze chiave in mano, quindi miriamo a mettere l'editore in condizione di partire ed essere autonomo. Poi, se l'editore per qualche motivo ha esigenze di proseguire, lì si fa un ragionamento preventivo e di personalizzazione insieme al consulente. Quindi si parla con il consulente e si decide il tipo appunto di esigenza, il tipo di attività sulla base del tipo di esigenza. Per quanto riguarda la promozione su Amazon, anche lì c'è un tariffario consulente, ok, cui si aggiunge poi il budget per l'ADV su Amazon, perché mentre la consulenza per i social è appunto un servizio di consulenza e accompagnamento di formazione un po', no? Perché comunque insegniamo delle cose agli editori, con il servizio dedicato all'ADV su Amazon, in realtà si fa una parte di analisi e consulenza per l'ottimizzazione del titolo, eventualmente dell'anagrafica, se necessario, per poterla pubblicizzare. Come ci diceva Giussi prima, no, c'è una parte qualitativa non indifferente, e la qualità non passa esclusivamente per il contenuto del libro, perché sicuramente i libri che pubblicate sono libri di qualità, perché comunque c'è un lavoro editoriale, c'è una selezione dietro, ma potrebbero essere necessarie dei perfezionamenti alle anagrafiche, alle sinossi, alla presentazione generale del libro, anche al pricing, banalmente a qualche aspetto della copertina. Quindi c'è un lavoro di consulenza che va appunto sull'analisi del libro, va sull'analisi del tipo di campagna, del target, della scelta delle keyword che vanno utilizzate. Quindi il consulente si occupa in toto della progettazione della campagna e per questo c'è una tariffa fissa. Poi a questo si aggiunge il budget Amazon, il budget Amazon che solitamente noi consigliamo in partenza almeno 30 giorni e almeno 5 euro al giorno, ok? Quindi c'è incluso nel prezzo più o meno un 150 euro nel prezzo che vedete esposto, che va de a destinarsi appunto alla campagna pubblicitaria. Anche lì, uguale, stesso discorso. Si parte, poi voglio fare più campagne, voglio continuare con la consulenza per la promozione su Amazon col consulente, mi accordo con il consulente, condivido la mia esigenza e vado a stabilire, a programmare quali saranno le mie attività future. Ok? Spero di aver risposto chiaramente. In ogni caso, al link al sito che ha rimesso Giusy, trovate i servizi nella sezione nella tab promozione. Se qualcosa non fosse chiaro, assoluta disponibilità a fornire tutti i chiarimenti del caso, naturalmente. Come dicevo, potete scriverci e contattarci mediante le nostre email in qualsiasi momento. Ci sono altre domande? Siamo andate un po' lunghi, ma il nostro discolpo, dico che abbiamo anche iniziato tardi, quindi dai, ci siamo, abbiamo sforato più o meno di un quarto d'ora. Siamo state abbastanza brave perché l'intervento era denso, è denso di contenuto e di informazioni. Ok, io non vedo altre domande, quindi vi ricordo, intanto vi ringrazio per la partecipazione, siete stati eccezionali, grazie per la pazienza per via del problema tecnico iniziale. Grazie per la continua partecipazione perché vedo molti, molti nomi che tornano e che ci seguono dal primo webinar. Noi continueremo anche nei prossimi mesi. Da qui in avanti Street Lib Explorer avrà cadenza mensile. Ci vedremo sempre il terzo giovedì del mese, poi salvo variazioni che comunicheremo naturalmente via email.
Il prossimo appuntamento sarà quindi il 16 febbraio alle 11. Ci vedremo per parlare di conversioni ebook e nello specifico parleremo del nostro tool online e di come può essere sfruttato dalla casa editrice, il nostro tool che si chiama Setlib Write e che trovate già integrato nel vostro pannello di controllo. Vi ricordo nuovamente che il video del webinar sarà disponibile su YouTube nelle prossime ore, vi manderemo il link al video, vi manderemo l'allegato con le slide che avete appena visto e il codice sconto per l'eventuale, se vi interessa, acquisto dei servizi che abbiamo descritto. Grazie Giusy, grazie anche a te, sei Grazie a stata voi. chiarissima e ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti. Grazie ancora, buon lavoro a tutti.